Questo che vi presentiamo oggi è un primo piatto con due pesci. In particolar modo prepareremo il primo con un filetto di tonno rosso marinato e delle alici fresche. Come pasta useremo dei paccheri, i paccheri saranno cotti a metà cottura, poi farciti con una farcia preparata con ricotta fresca, un po' di parmigiano, del basilico fresco, del finocchietto e un po' di olio extravergine di oliva. Una volta farciti saranno passati in forno con un po' di passata di pomodoro e poi serviti con delle melanzane saltate, del pomodorino e dei filetti di mandorla, a completare un po' di olio al prezzemolo. Sono due pesci che si abbinano molto bene con la pasta che presentiamo oggi e che ci permettono di fare un piatto semplice ma allo stesso tempo molto gustoso. E poi naturalmente da non trascurare anche, come dire, l'aspetto nutrizionale di questo pesce. Quindi abbiamo carboidrati, pasta, abbiamo pesce azzurro, quindi omega 3, omega 6, antiossidanti del pomodoro e poi tutte queste verdure, anche la melanzana, quindi sicuramente che lo rendono, come dire, un piatto di pasta molto ma molto mediterraneo. Se non proviamo sensazioni piacevoli immediate, vuol dire che il piatto è inutile che stiamo lì a discutere. Cambiamo strada, cambiamo piatto, cambiamo strategia e combinazioni. Ok? Questo per me è fondamentale. Quindi quando si cucina, si crea ogni volta, si vive il calore, l'intensità del caldo, quindi straordinario. Vedi che forno magico abbiamo noi, è già pronto. Due fettine di tonno marinato. E poi il pacchero. Guardate quanta cura, veramente, come diceva prima Mino, la cucina è amore, dedizione. Spesso siamo sempre frettolosi, no, in cucina. Ci porta sempre naturalmente all'estate il basilico e completiamo quindi, come stavamo dicendo, con questo elemento un po' croccante che è dato dalla mandorla, dal filetto di mandorla tostato, e completiamo con quest'olio al prezzemolo, come potrebbe essere anche un olio al basilico tranquillamente, e a questo punto non ci rimane paccheri farciti con ricotta e alici con tonno marinato, rombetti di melanzane e pomodorino sfadellato. Un applauso. Adesso ecco per i beccari.